Ben ritrovati in questo nostro spazio dedicato, come di consueto, ai diritti dei cittadini. Saranno molti gli argomenti di cui parleremo. Parleremo del fitto casa, tra l'altro, vi anticipo subito che non ci sono delle notizie proprio buone. Poi ancora andremo ad occuparci dell'IMU, di questa nuova tassa che tra poco bisognerà pagare. Vedremo se ci sono delle novità. Ma intanto, prima salutiamo i nostri ospiti, l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons di Cosenza. Bentornato avvocato e bentornato come sempre a Giuseppe Belcastro, responsabile del CAF CISL di Cosenza. Allora, vorrei iniziare proprio da lei, dottor Belcastro, perché durante la settimana abbiamo ricevuto diverse email, diverse richieste. Una di queste riguarda un pensionato che percepisce un assegno sociale. Allora, ci chiede, bisogna presentare il modello RED? Intanto ancora l'INPS non ha inviato i modelli RED ai pensionati, quindi possono stare tranquilli perché ancora l'Istituto di Previdenza sta apportando delle modifiche, quindi da qui a qualche settimana comunque dovrebbero partire. Ma il signore non deve preoccuparsi perché avendo una sola pensione, avendo per lo più una pensione sociale, non deve presentare il modello RED. Il modello RED lo presentano coloro i quali hanno più di una pensione e devono dichiarare anche pensione dall'estero, quindi il signore in questione deve stare tranquillo, non deve presentare il Comunque modello invia RED. l'INPS. Comunque l'INPS invia a casa la documentazione necessaria. Poi una volta ricevuta si viene al CAF, il CAF indica e fa tutto direttamente online. Per quanto riguarda sempre le comunicazioni dell'INPS che arrivano a casa, anche quella vicenda delle persone disabili che ogni anno devono presentare questa dichiarazione in cui sostengono che non, di non essere ricoverati in strutture Clic, clic. pubbliche, ecco, questo modello ancora non è Anche questo arrivato. è in corso tra l'INPS e la Consulta Nazionale dei CAF, una trattativa per arrivare poi alla spedizione. Quindi non sono ancora stati inviati, quindi stiano tranquilli i pensionati, non ci sono ancora problemi, nel senso che sarà l'INPS fra poco a spedire il tutto alle case dei pensionati, cioè sia l'ICRIC che l'anno scorso. È la prima volta che hanno presentato, sia il modello RED. Credo che la trattativa, da quello che mi diceva ieri il Presidente nazionale, dovrebbe essere a buon fine, quindi crediamo nelle prossime settimane di avere notizie più certe. Comunque, stare tranquilli pensionati e stiamo più tranquilli anche noi, perché se dovessero arrivare in questo momento per noi Con la campagna sarebbe fiscale in difficilissimo, corso. perché avendo la campagna fiscale in corso sarebbero davvero dei dolori. Comunque, siamo attrezzati anche per questo. Comunque arriveranno nelle prossime settimane questi due modelli attesi poi tra l'altro dai pensionati e dalle persone disabili. Tra poco parleremo con lei, dottor Belcastro, anche dell'IMU, di questa campagna fiscale che sta impegnando davvero tantissimo i CAF, perché poi non è semplicissimo la compilazione dell'IMU. Ne parleremo tra poco. Intanto vado dall'avvocato Rodighiero, anche per lei una domanda subito. Una delle email che abbiamo ricevuto durante la settimana riguarda il distacco di un'utenza elettrica. Che cosa è accaduto? Una giovane coppia acquista un appartamento, fa l'allaccio per l'elettricità, questa casa non è abitata. Non sono mai arrivate le bollette per il pagamento dell'energia elettrica. Fatto sta che dopo un po' di tempo non hanno mai ricevuto avvisi, tra l'altro per il depotenziamento o il distacco appunto dell'utenza. Fatto sta che la luce viene tagliata. Quindi in questo caso devono rifare nuovamente l'allaccio, sono ovviamente delle spese che devono sopportare. C'è un balletto di responsabilità perché si dice che sia colpa delle poste, quindi le bollette non sono arrivate per colpa proprio di questi ritardi nel servizio di recapito della corrispondenza. Intanto queste persone devono pagare, devono affrontare altre spese. Ci chiedono come bisogna fare per uscirne, per ottenere eventualmente qualche rimborso, perché non è colpa loro se non hanno pagato queste bollette. Ovviamente non soltanto per la fornitura dell'elettricità, ma per tutti i contratti di somministrazione, quindi gas, acqua e quant'altro, vale le stesse norme di legge. Si parla di inadempimento del contratto, tutti coloro che allacciano
una linea telefonica o una fornitura, e naturalmente contraggono con il gestore delle obbligazioni, e quindi noi utenti abbiamo l'obbligo di pagare bimestralmente, perché così sul contratto avviene il pagamento, e il gestore o il fornitore quello di fornire il servizio. Ovviamente quando capita che, e ne capitano tantissimi, che per molti bimestri, se non per un paio di anni, non mandano le bollette, alcune volte mandano tutto il carico e poi ovviamente si provvede ad effettuare una rateizzazione. Quando, come nel caso del telespettatore, invece viene inopinatamente tagliata così la fornitura, è ovvio che per avere subito il riallaccio deve fare un nuovo contratto. È vero che si sobbarca ad ulteriori spese, che però queste spese possono essere diluite in bolletta fra le altre cose. Bisogna fare che cosa? Innanzitutto, con una raccomandata, evitando i call center, andare a dire che tutto quello che è successo è che, per evitare di rimanere senza fornitura, è costretto a ripagare un nuovo contratto, ma si riserva il rimborso in via giudiziale con il risarcimento del danno. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna innanzitutto questa raccomandata con ricevuta di ritorno, esponendo queste ragioni, e poi, che funziona benissimo, c'è proprio un ufficio di mediazione presso tutte le camere di commercio in Italia, proprio per quanto riguarda i disservizi riguardo le forniture, e proprio forniture sia telefoniche, sia di acqua, luce, gas e quant'altro, e si risolve in quella sede. Oppure, se anche questo tentativo va male, bisogna rivolgersi al giudice di pace. Ripeto sempre, fatevi seguire da un tecnico, un legale, un'associazione di consumatori, perché benché la procedura sia molto semplice, però ha bisogno di un tecnicismo, che appunto ci vuole qualcuno. Certo, che non improvvisatevi, perché poi abbiamo a che fare sempre con inadempimenti contrattuali, e quando c'è un contratto c'è bisogno di un tecnico. Certo, intanto abbiamo una telefonata. Pronto? Buonasera dottoressa, sono Cardamone. Salve. Saluto Pitto Casa. Saluto l'ospite, l'avvocato e il dottor Biancastro. Sì, la salutiamo. Chiedo scusa se intervengo oggi, ma ho sentito che già lei in premessa ha anticipato la bella notizia dei Vizi Casa, quindi mi permetto di, nel mio modesto, di integrare, avendo anche qualche notizia, diciamo, ufficiale, non ufficiosa. Sì. Che poi certamente l'avvocato qui vicino a lei, che ritengo sappia anche queste cose, perché è attivo con me, ritengo che anche non ho avuto nemmeno... Diciamo subito la percentuale, avvocato. È il 14,84%. Ecco. Praticamente la percentuale è quella che dice l'avvocato, io ero convinto che lo sapeva prima di me, lo sapesse prima di me, è ufficiale 14,84, ma la cosa vergognosa non è solo questo dato, è che i decreti che poi seguono poi alla distribuzione delle risorse ancora sono fermi a Cosenza, all'ufficio preposto case, perché la Regione Calabria devono chiamare per essere sottoposti a firma e poi fare la procedura per arrivare poi all'accredito al comune di Cosenza o ai vari comuni per quello che riguarda. Io non volevo dare questa notizia solamente, ma volevo leggermente, mi chiedo scusa, integrare due cosettine. Intanto, se questi soldi loro ce l'hanno da tempo, io capisco il patto di stabilità, capisco che la regione è stata chiusa, però siamo già a metà maggio circa e ancora nemmeno i decreti, nonostante questa miseria. La nota positiva non me ne voglia né lei né forse i suoi ospiti, e la notizia dei risultati di ieri della protesta, anche se ancora modesta, sui risultati elettorali, vuol dire che qualcuno si comincia a svegliare. Purtroppo viene sempre dal nord e mai parte dal sud questa protesta forte che ci deve essere, questa gente che deve andare a casa, perché non è possibile. Quello il voto di protesta è chiaramente che si riferisce ai grillini che hanno, ecco, il Movimento 5 Stelle. No, non mi riferivo solo ai 5 Stelle, ma c'è un ruscio in Italia che non è positivo. Comunque la faccio parlare con l'avvocato, perché noi volevamo parlare con l'avvocato proprio del Fitto Casa, cioè questa
brutta notizia, purtroppo non si avrà neanche quel 19%, e stiamo parlando ancora del fitto casa, vero avvocato? Anno 2010. 2010, sì. La cosa scandalosa che c'è adesso, praticamente, benché i comuni siano pronti per espletare le pratiche amministrative, da parte della regione invece ancora non si firmano questi benedetti decreti, per cui c'è un ritardo adesso da parte della regione che tiene bloccate queste somme anno 2010. E giustamente non si capisce il perché non viene dato il 100% e quindi non viene adeguato a quello che è il trend degli anni precedenti, perché certo, sappiamo qual è il fabbisogno, anzi crescente. E secondariamente poi questi fondi, al di là del patto di stabilità, che fine fanno? Perché sono fondi già destinati, per cui non possono essere oggetto di interpretazione. La regione poteva e può solo integrarli, quindi non può togliere quei soldi per destinarli a qualche altra cosa. Non si capisce veramente perché se li sta tenendo. Ecco, noi chiaramente siamo disponibili ad ospitare la replica anche da parte della regione, dei comuni, insomma, però fatto sta che insomma la percentuale già è inferiore a quanto si ipotizzava ancora. Sì. Ma io adesso mi permetto anche di chiedere al dottor Belcastro una conferma, perché sembra che la cosa vergognosa, ma ci siamo abituati ormai in Calabria, non è solo questa, ma ho notizie che anche le famose borse lavoro che hanno sponsorizzato come occasione provvisoria di lavoro, aiutare i giovani, non sono state nemmeno retribuite, se non a tutti, anche a una gran parte di operatori che hanno usufruito di queste benedette borse lavoro, di cui c'è stato, è inutile fare denuncia alla procura, lei forse certamente lo sa meglio di me, nel momento della presentazione per accedere ai bandi c'è stato un po' di maretta, è inutile fare queste corse anche alle aziende, se siamo a 2 anni, circa un anno e mezzo, queste borse lavoro non sono state ancora pagate alle ditte che hanno usufruito del bando e che devono adesso pagare gli operai, le persone che hanno lavorato il part time per conto loro. È la cosa più negativa. Allora, facciamo rispondere il dottor Belcastro. Allora, chiedeva se le borse lavoro è vero che ancora non sono state pagate. Io la saluto perché dobbiamo. Io saluto lei, sono ospite, buona serata. Grazie, perché diamo. Ma c'è stato un problema, e c'è un problema anche di patto di stabilità, e quindi ci sono stati dei problemi seri. Io adesso non le so dire precisamente quale borsa lavoro parla e quale si riferisce. È chiaro che ci sono stati dei problemi seri. Oltretutto ci sono dei lavoratori che non percepiscono salario da 4, 5, 6 mesi. So che domani c'è una terza commissione che si riunirà per pagare una serie di precari che già prendono di se stesso una cifra irrisoria e sono nel quinto mese e non ricevono soldi. Quindi c'è una situazione difficile, quindi bisogna approfondire poi una per una su questa certo, vicenda. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, senta. Sono Luigi, chiamo da Rende. Salve. Sì, devo fare una domanda all'avvocato. Prego. Stamattina sono andato all'Inps di Sonzo. Siccome mi aspettavo una lettera per quanto riguarda il verbale di invalidità da un bel po' di tempo, sì. Allora ho detto, ma cioè, dove è andata a finire questa lettera? Allora hanno guardato gentilmente e hanno visto che hanno dato l'incarico a Postel. Allora ho detto, ci chiama a Postel e ti fai dire dov'è, cioè dove è andata a finire la lettera. L'avevano spedita, chiedo scusa, allora, avevano spedito questa lettera dall'Inps, le hanno detto? Sì, l'Inps okay. Ha detto abbiamo dato l'incarico a Postel. A questa ditta, sì, per, questa ditta che si privata. Occupa del servizio di corrispondenza. Però, quindi l'Inps dice che ha spedito la lettera, ma la lettera non si trova. Oh. Allora io ho chiamato a Postel e mi ha detto che loro non sono incaricati a darmi notizie a me, bensì deve chiamare l'Inps, perché loro danno notizie solo al cliente diretto, che in questo caso è così. In questo caso sì, io cosa devo fare per sapere? Avvocato, allora. L'ufficio dove siete andati, che sarebbe l'ufficio emittente, vi doveva fare una copia di quello che ha spedito a voi che siete il titolare, ovviamente. Ma mi ha fatto vedere solo il nome
che era stato spedito a posta della, c'è la posta del, però, che ti daranno risposta, ti dico, però non è lei che però deve chiamare l'ufficio, no. L'ufficio ha o scannerizzato, cioè sul supporto informatico o sul cartaceo, ha esattamente l'esito e tutta l'istruttoria della sua pratica, però quindi già ve lo doveva dare a semplice richiesta, hanno dei modellini per richiedere questo, perché la spedizione tramite postel o tramite qualunque altro, ecco, qualunque altro mezzo, è proprio un mezzo di comunicazione, non è l'unico. Voi vi dovete far dare, se è più difficoltoso quello di fare una richiesta di accesso agli atti e quindi farvi dare il cartaceo, vi dovete far dare il codice a barra del vostro nominativo, cioè la lettera che è stata spedita al vostro, alla vostra residenza, alla residenza che avete indicato, sì. C'ha un codicillo, no, per usare termini giuridici, un codice a barra, praticamente quello che vedete sulle lettere raccomandate, anche quelle che non sono raccomandate hanno un codice di spedizione, e su quello, su qualunque computer entrando in Poste Italiane, si va a vedere praticamente che fine ha fatto, dove è depositato, dove in giacenza o avvocato, chiedo scusa, non è Poste Italiane, non ha è un'altra ditta, anche Postel, se è questo qui Postel, sì. Ognuno c'è il sito, come c'è la SDA e come tante altre, ora non per fare pubblicità, sì. Però sul sito di ogni società che fa trasporto e quindi fa servizio postale, vi è la ricerca proprio con i codici a barre, sia se spedite un pacco non con Poste Italiane ma con qualunque altro vettore, e lì lo potete trovare agevolmente. Se vi danno questo codice a barra, rivolgetevi da qualunque associazione. Ora, questa è una cosa veramente molto semplice da andare a verificare, insomma, dove si trova questa benedetta lettera. Però aspetta, in effetti, a chi l'ha spedita la lettera, a vedere a che punto è, giusto? Ma, sì, questo capito, sì, però se vi danno questo codice, la potete vedere voi da qualunque computer del mondo, vi potete vedere dove è. E poi, allora, se vi recate voi personalmente e siete il destinatario con un documento d'identità, la danno anche a voi. Però quindi deve avere questo codice. Però questo codice è uno di individuazione. Quello che, se è difficile questo, vedete che all'INPS ci sono proprio dei modellini per richiedere, sono già prestampati ovviamente, per richiedere la copia degli atti che voi indicate. Per cui se volete conoscere l'esito di un verbale di accertamento, eccetera, eccetera, compilate quel modulo e lo depositate. Naturalmente questo credo che, avendolo già, perché vi hanno confermato che è in positivo o negativo, già è in possesso dell'INPS, nel giro di qualche giorno voi avete proprio in mano il verbale, perché esiste, vi hanno detto che ve l'hanno spedito, per cui perciò, qualunque sia l'esito, il verbale, l'INPS, cioè, sa l'esito, certo, gli è rimasta qualche cosa allora. Certo, perciò questo. Vi ho detto, l'INPS già è ovvio. Prima, allora, a voi viene spedita una copia. Sì. No, io dico di parlare con il presidente della struttura e mi deve dare notizia. No, vabbè, ma anche l'impiegato, se... No, l'impiegata mi ha fatto solamente vedere sulla carta, vedi, l'abbiamo spedita apposta, ce l'abbiamo data apposta. Comunque, se compila quel modellino che diceva l'avvocato, è molto più semplice. È una richiesta, ecco, di accesso agli atti amministrativi, per cui è una cosa molto semplice. All'INPS c'è proprio l'ufficio relazioni con il pubblico, per cui lì potete richiederli. Questa è una cosa veramente molto semplice da fare, e anche in pochissimo tempo, perché sapete che questo verbale esiste, per cui non, ritengo che nel giro di qualche giorno, indipendentemente se Postel vi recapita o meno il plico... Allora sapete la risposta, se sì o certo, no. Ecco, certo. Questo è importante, però l'ufficio relazioni con il pubblico dell'INPS si compila questo modellino per l'accesso agli atti. Ma questo lo posso fare pure a Rendel, questi Rendel, o devo recarmi per forza a Bisonzo? Può farlo anche a Rendel, il signor chiama da Rendel, oppure deve andare a Cosenza? Sì, perché... allora, per quanto riguarda sia l'ufficio centrale che quelli periferici, sì, è ovvio che dove c'è lo smistamento, se voi il vostro incartamento, la competenza è Cosenza, voi lo potete depositare a Rendel, Rendel poi dovrà trasmetterlo a Cosenza, quindi con i tempi degli uffici pubblici un po' di tempo si perde, per cui proprio per guadagnare tempo dovete... Vi converrebbe, se dovete andare di persona, presso l'ufficio di competenza.
Va bene, caduta la linea, sperando che insomma le c'è anche le comunicazioni, ovviamente questo per quanto riguarda l'INPS, che ormai all'INPS qualunque tipo di ricorso in via gerarchica e o amministrativa solo online. Quindi anche questa richiesta può essere fatta online. Mi rendo conto che moltissime persone, benché alcuni pezzi di amministrazione statale si siano informatizzati, però la popolazione ovviamente non ha fatto un corso di informatizzazione, certo, a tutti i cittadini, poi soprattutto le persone anziane, le persone che hanno deficit o handicap, eccetera, eccetera, è molto difficile accedere agevolmente a questi mezzi, per intenderci andare su internet e chiedere il PIN, certo, e farsi autorizzare e farlo. Si può fare anche in modo informatico questa richiesta, come tutti i ricorsi gerarchici o amministrativi. Ora sono solo online. Online, perfetto. Telefonata, pronto? Buonasera. Salve. Vorrei parlare con il sindacalista. Col dottor Belcastro. Col dottor Belcastro, esatto. Sì. Può fare la domanda tranquillamente. Dunque, voglio sapere, quando riguarda le tessere di viaggio. Gli autobus? Gli autobus, sì. I pullman, insomma. Sì. Quelle ultra settantenne, se libera circolazione. Sì, ci sono dei problemi. Sì, perché magari ci sono delle ditte che hanno bollato i tesserini. Allora, le spiego subito. C'è una legge regionale del 2006, sì, che dava la gratuità a tutti i pensionati e le pensionate superiori a 70 anni, sì, che avevano un valore ISE, sì, non pari o non superiore a 15.000, sì, euro. Sì. Esatto. Va bene. Che è successo? Che la regione però poi deve pagare le ditte che offrono questo servizio. Sì. Da qualche mese a questa parte c'è qualche problema, perché la regione, con le ristrettezze economiche che si trova, non è in grado di far fronte agli impegni che aveva assunto. Quindi alcune imprese, come le Ferrovie della Calabria, sì, e qualche altra, danno la gratuità. Altre ditte, non avendo riscosso i soldi della regione, giustamente chiedono che cliente paghi. Però un cittadino che cosa ne sa se può viaggiare o non può viaggiare? Non c'è nessun avviso, né negli uffici. Né sui lei clienti. Ha ragione, noi so che la Federazione dei Pensionati si sta impegnando tantissimo, ma tutte per la verità delle organizzazioni sindacali, affinché ci sia una parola chiara, perché molta gente va sugli autobus e poi si sente dire che deve pagare il biglietto. Siccome c'è stato anche qualche problema, nel senso che c'era un delegato regionale che aveva la delega ai trasporti, poi si è dimesso, adesso c'è il nuovo assessore regionale ai trasporti, vedremo da qui alla prossima settimana se riusciremo ad avere notizie certe, ma lei ha ragione, ed è l'appello che stiamo facendo anche noi da questi studi, che si dica una parola chiara ai pensionati calabresi, cioè è giusto sapere se c'è la gratuità, se questa legge, perché questa è una legge, non è una cosa, sì, è una legge regionale, e quindi se questa legge ha ancora valore oppure se questa legge viene abrogata. Uno che ne sa dire, per esempio sui pullman della Calabria Lucana, sul pullman dell'Amaco, c'è il cartello che si possono timbrare le tessere, sì, ma su altri pullman sicuramente lei troverà, tutti i pensionati stanno trovando tantissime difficoltà nelle aziende dei trasporti private. Perché il giorno, per esempio, io ho in possesso un articolo del giorno 27/4/2012 sulla Gazzetta del Sud. Libera circolazione, incontri con i sindacati, dice che potete viaggiare perché quello che fanno ci sono dei problemi. Allora io le posso assicurare che a termine della trasmissione mi rifarò portavoce con la Federazione dei Pensionati finché una volta per tutte questa cosa venga chiarita, perché le ditte private stanno facendo dei problemi. Anche perché non hanno i soldi, diciamo, per questo, cioè, non è che vogliono creare problemi ai pensionati, però non vengono pagate. Quindi le imprese private giustamente avanzano i soldi dalla regione, se la regione non gli dà quello che gli spetta, giustamente. Certo, però tutto non può ricadere sul pensionato. Ma anche perché c'è una legge regionale che istituisce la gratuità. C'è questa cosa, scusate dottore, c'è questa cosa, perché si diceva all'inizio che basta una tessera che è timbrata di qualsiasi linea, si può viaggiare. Sì. Basta una sola tessera.
Conosciamo perfettamente, noi ne abbiamo parlato a lungo. Ce ne sono due che sono bollate da due aziende e quindi non lo so. Non devono essere, allora, la legge parlava chiaro, un'azienda dei trasporti, una, qualsiasi sia, che opera nel territorio regionale, può timbrare la tessera ed è valida su tutti i mezzi di trasporto della regione. Non c'è bisogno, se uno abita a Cosenza, e farne un'altra rende. Una sola basta per tutta la regione Calabria. Il problema è che non è il timbro della tessera, il problema è legato alla situazione economica che vivono le imprese. Non avendo riscosso i soldi della regione, hanno, con una forma di protesta, imposto il pagamento ai pensionati. Ma non è un problema che deve riguardare i pensionati, ma è un problema che deve riguardare la regione con le imprese. Quindi vediamo di farci portavoce e speriamo di portare notizie buone la prossima settimana. Ci vuole chiarezza, insomma, bisogna capire. Sì, se la parola fine, si deve pagare. Allora, la legge è stata praticamente abrogata, non esiste più, non c'è la gratuità, uno sa che deve andare con i soldi e pagare il biglietto. Però fin quando questa legge è valida, io credo che bisogna dare una parola chiara ai pensionati. Quindi nelle prossime settimane speriamo che, insomma, sia più chiara la situazione. Grazie, grazie a lei. Io non so se abbiamo tempo per un altro telefonato, dobbiamo andare in pubblicità. Pubblicità, allora rimanete con noi perché parleremo di tanti altri argomenti. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio, vi dico subito che abbiamo davvero tantissime telefonate in attesa, quindi prego i nostri telespettatori di fare delle domande davvero brevi perché vorremmo dare spazio a tutti i telespettatori che oggi vorranno intervenire in diretta. Intanto abbiamo già una telefonata, pronto? Buonasera. Salve. Telefono da Di Bignano. Vorrei parlare con il dottor Beccardi. Sì, anche lei, dico, domande brevi così diamo più possibilità magari anche gli altri. Grazie. Prego. Vorrei sapere, dottor Bertone, buonasera. Buonasera. Per l'esenzione del ticket, uno pensionato oltre 65 anni. Non deve superare 35.600 euro. Ma c'è anche la differenza della patologia, ci sono le patologie oppure... Sono perché... cose diverse. No, allora, una è legata al reddito. Se non supera la cifra che le ho detto, ha l'esenzione per tutti i farmaci. Se invece uno dovesse superare il reddito e ha una patologia o più patologie, per quelle patologie deve chiedere l'esenzione dal ticket. No, c'ho 15.000 euro. E allora, se ha superato i 65 anni, lei è esente dal ticket. Esente dal ticket, sia delle visite che delle medicine. Certo. Ok, la ringrazio. A lei. Grazie a lei, grazie anche perché, insomma, ha fatto delle domande brevi, veloci, così le risposte sono arrivate altrettanto veloci. Il nostro Amedeo Scarpelli in regia insieme ad Enzo Leonetti sta smistando le tante telefonate. Non so se abbiamo spazio, chiedo alla regia di fare la domanda sull'IMU perché è argomento caldo, oppure abbiamo già una telefonata? No, allora possiamo parlare dell'IMU, dottor Belcastro, velocemente, davvero, qual è la novità? Abbiamo visto, insomma, che c'è tanta confusione. Abbiamo la novità che c'è ancora. La crisi, gli enti e le istituzioni non hanno soldi e quindi i soldi ai cittadini non arrivano, però i cittadini le devono pagare queste tasse. Abbiamo forse la telefonata? Pronto? Sì, grazie, buonasera. Buonasera, intanto parleremo tra poco dell'IMU, prego. E innanzitutto vi devo fare i complimenti perché questa è una trasmissione che è molto, molto, molto seguita. Grazie, merito vostro. Ma a prescindere vostro. Da questo siete voi che siete in gamba. Merito e vostro, prego, la domanda. Vi volevo chiedere, in particolar modo all'avvocato Rodighiero. Sì. Avvocato, io avevo un fido di 20.000 euro presso una banca. Il direttore della banca, dietro mio pressione, mi ha fatto uscire fino a una quarantina di mila euro. Gli avevo detto che volevo rientrare di tutta la cifra, però mi doveva mettere nella condizione di poter rientrare, non so, con un mutuo a 5 anni, a 6 anni, a 7 anni. Ora mi sta minacciando velatamente, ha detto cerca di rientrare a luglio, e a luglio, e io fa solamente una rapina, ma me lo deve dire lui dove.
40.000 euro, deve rientrare di 40.000 euro? No, almeno di 20. Di 20.000 euro. No, e non posso rientrare assolutamente. Ha detto no, se no ti metto al 12,50%. Ma scusatemi un poco, io so che le banche, questo è un istituto grosso, non faccio il nome perché non voglio fare né pubblicità positiva né negativa, ma scusatemi un po', io vorrei capire, ma queste banche hanno avuto i soldi all'1%, va bene, mi può stare anche bene. Non capisco perché a noi ci devono penalizzare, io per esempio attualmente sto pagando intorno all'8%. Da luglio ha detto, dal primo luglio ti metto al 12,50, ma insomma amica, se come crollare l'ufficio dell'entrata con un fucile dentro i banche. Questo no, allora, io la saluto, se vuole sì. Ascoltare la risposta da casa, così voi diamo avete, spazio. Solo una precisazione, sì, allora. Voi avete un fido di 20.000 e un extra fido di altri 20, se ho capito sì, bene. Sì, mi ha fatto uscire perché dovevo fare delle riparazioni a casa. No, che abbiamo inquadrato. Allora, la salutiamo, ascolta. Vi saluto, vi ascolto per televisione. Vi grazie, saluto. Questo è un problema davvero serio, perché insomma ci sono le persone che sono certo. Esasperate, chiaramente diceva ironicamente dobbiamo fare come quella persona nella bergamasca che ha fatto quel gesto, no, non è questo il modo per risolvere le cose, però davvero le persone sono esasperate. Avvocato, la risposta sì, al... Ovviamente premettiamo che è vero che noi facciamo guerre contro il male dei mali che sarebbe il sistema bancario, però ovviamente siamo anche affermiamo il principio di legalità per cui i debiti vanno pagati. Premesso ciò, andiamo a verificare nel caso del telespettatore, tutti i rapporti che si hanno fra cliente e banca sono rapporti contrattuali che sono regolati da un contratto. Il contratto naturalmente inizia con un'apertura di conto corrente, ricordiamo che il conto corrente è una piattaforma di servizi dove vanno a confluire tutti i bisogni, diciamo, del cliente. La concessione del fido, perché altrimenti poi sembrano parole un poco, il telespettatore ha un fido, cioè la banca gli ha permesso, quindi perché è una persona che sicuramente ha dato garanzie, di poter disporre fino a 20.000 euro di soldi che non ha. Ulteriormente la banca ha concesso al telespettatore, perché evidentemente c'ha delle garanzie, di andare di 20.000 euro oltre il fido, quindi andate in extra fido di altri 20.000. E lì quindi, si alzano gli interessi. E quindi è sotto, cioè praticamente ha un debito di 40.000 euro più gli interessi sia a titolo di fido che sia a titolo di extra fido. Ricordiamo che su tutte queste somme ci sono le commissioni di massimo scoperto che poi vanno a incidere notevolmente. Allora, che cosa succede? È ovvio che non si deve fare intimorire il telespettatore, perché bisogna aprire una trattativa che potrebbe anche sfociare giudizialmente. Questo per quale motivo? Il buon direttore di banca, l'equilibrio di un corretto rapporto fra cliente e istituto bancario è quello proprio del pareggio del conto corrente, cioè zero. La permanenza in fido, cioè la banca ti concedo di scendere sotto soglia, quindi dell'equilibrio, è una situazione temporanea che però deve allarmare già il direttore della banca se si protrae per 1, 2, 3, 4 mesi. Qualora si permetta di andare con molti soldi sotto, quindi in extra fido, e ovviamente la banca non può comportarsi come lo spacciatore col tossicodipendente, chi ha bisogno di soldi, no? E chiede alla banca me ne dai, è ovvio che quando gli vengono offerti non li rifiuta, però nella situazione di bisogno, perché quando uno non riesce più a stare nel fido e ha bisogno dell'extra fido e la banca glielo concede, anche nel rientro, onde evitare situazioni di induzione all'usura, perché poi questi qui che cosa devono fare? Si devono far pignorare la casa oppure devono andare da un usuraio a farsi prestare i soldi? Per cui per fortuna che c'è tutta una regolamentazione bancaria, dei testi unici che soccorrono anche nel giusto contemperamento degli interessi con gli istituti bancari. Per cui cosa dovete fare? Correte subito da un legale o un'associazione di consumatori, perché questo rapporto iniquo che c'è con l'istituto bancario deve trovare una giusta strada che consenta alla banca di evitare comportamenti che certamente non sono consentiti dalle norme vigenti, e al telespettatore di poter rientrare agevolmente, certo. Cioè rientrare, pagare il debito, ma agevolmente, andando a vedere che ci sia
degli interessi congrui, per legge, commissioni di massimo scoperto che vengano tolte e quant'altro, per cui fate in questo modo. Quindi rivolgetevi ad un'associazione di consumatori o un legale di fiducia, quindi fatevi assistere, aiutare in questo percorso, perché altrimenti insomma c'è ci si trova in una situazione di debolezza rispetto al colosso che è rappresentato dalla banca, quindi è meglio farsi aiutare. Telefonata, pronto? Buonasera, pronto. Salve. Volevo porre una domanda, non so che il signore mi può rispondere. Comunque, faccio una domanda. Ecco. Comunque, i medici di famiglia, non tutti chiaramente, no? Ai pazienti dicono di essere sempre disponibili e reperibili. Dato che purtroppo quando si ha bisogno non sono né disponibile e né reperibile, cioè il cellulare è sempre spento. Vorrei sapere come è controattualizzata questa reperibilità. Grazie. Grazie a lei. Insomma, il problema che si ha con il medico è un libero professionista che ha un orario di apertura e di chiusura in base a una legge regionale, quindi loro hanno affisso sul portone dello studio l'orario, di solito fanno dalle 8 alle 2 e poi alcuni giorni fanno il rientro di mercoledì. Quindi non è tenuto ad essere rintracciato? No, perché in questo caso c'è anche la guardia medica, ecco, che risponde alle esigenze di urgenza dei pazienti. Però il medico è tenuto, qualora la mattina o nel giorno in cui ha aperto lo studio hanno la segnalazione di andare a fare la visita a domicilio, loro sono tenuti a fare la visita a domicilio. Per il resto il medico può anche chiuderlo la sera e il cellulare, cioè non è tenuto a rispondere, non è tenuto perché a... in quel caso risponde la guardia medica. Quindi loro, insomma, è coperto insomma il paziente. Se anche non c'è il medico. Se adesso stanno discutendo di come utilizzare meglio i medici, ma in questo caso hanno questo orario preciso. Questa è la risposta, quindi insomma così insomma il contratto che riguarda i medici di famiglia. Beh, se è un professionista non è che è tenuto a tenere, certo, il telefono 24 ore su 24. Però dipende anche dal rapporto di fiducia col paziente. Esattamente, ecco, esattamente. Rispondendo, avvocato. Però le visite domiciliari che vengono prese, la richiesta di visite domiciliari che vengono prese durante l'apertura, che come diceva il dottore Belcastro è quello praticamente statale, quello che vincola il medico, certo, se viene presa la richiesta di visita domiciliare all'interno di quell'ora deve andare il medico. Certo. Perché altrimenti poi è omissione. Perfetto. Quindi se telefonate, chi sta male, telefonate al medico di famiglia durante l'orario di ricevimento e se avete la febbre richiedete la visita domiciliare. Deve andare, anche se è dopo l'orario di chiusura, sì, deve ricevere prima. Il medico di famiglia non è obbligato a essere certo, reperibile oltre gli orari. Quello che riceve durante gli orari, perché sono suoi assistiti, che se uno sta male, certo, diciamo che il medico di famiglia non fa pronto soccorso, però opera sul territorio. Perfetto, chiarissimo. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Pronto. Salve. Sono Leonetti da Montalto. Salve, signor. Volevo fare due domande all'avvocato oppure al dottore. Veloci, no, La prima, siccome io dovevo passare una visita oculistica a Castiglione, sì, sabato, non mi ha nemmeno visitato il dottor Cozza, mi ha detto che mi dovevo riprenotare di nuovo a via Pupilia perché avevano macchinari migliori. Volevo sapere se è giusto o no questo. Questa è una. Poi l'altra domanda, così poi la salutiamo e ascolta le risposte da casa. E poi l'altra cosa è giusto che il comune di Montalto aumenta la spazzatura del 60%? Io l'anno scorso pagavo 208, adesso mi arriva una cartella di 340 e ci abito io e mia moglie solo in casa. 60% l'aumento? Di 208 a 340. Va bene, allora io la saluto, se non ha altro da aggiungere, così grazie. Ascolta la risposta da casa. Allora, la prima cosa, prenota una visita oculistica, va a visita, però gli dicono no, è meglio ritornare lì dove è stata fatta la prenotazione perché ci sono dei macchinari migliori. È giusto questo, chiedeva il telespettatore? Allora, ovviamente no. Allora, se il macchinario è rotto, è ovvio che non si può fare la visita perché certo, non c'è lo strumento. Benché il medico, lo specialista, deve sentire che patologia soffre, perché se uno ha bisogno di una visita che non serve quel macchinario, certo, è ovvio che comunque al bisogno di salute bisogna rispondere in qualche modo. Che il macchinario non è sufficiente, quindi bisogna andare a prenotarsi presso altro centro, coerenza vorrebbe che questo medico
facesse una lettera alla direzione sanitaria e chiedesse la chiusura di questo ambulatorio dove è andato, perché non si può, naturalmente, sapendo che non si hanno i macchinari, e che cosa fa? Si becca lo stipendio non facendo visite solamente. Oppure può essere quell'altro caso in cui magari o può mettere un registratore e dice i macchinari non sono buoni, c'è una vetustà acclarata per cui non servono per gli esami, andate per un'altra parte. Diciamo che più chi ci sta sentendo, magari il direttore generale magari dell'azienda sanitaria, che provvedesse, diciamo, se ci sono, naturalmente non si tengono aperti ambulatori che non danno risposta al bisogno di salute. E questa quindi è la prima risposta. Poi l'aumento della tassa sulla spazzatura. E come abbiamo ricordato più volte, i comuni hanno potere impositivo. Non in positivo che fanno bene, ma cioè possono imporre, diciamo, l'aumento di tassazione con delibera di giunta municipale, eccetera, eccetera. E praticamente più che, diciamo, se è possibile o meno, bisogna andare a vedere, naturalmente, innanzitutto acquisire questa delibera per andare a vedere se nei parametri di legge o meno, andare a vedere e fare il raffronto prima che cosa faceva pagare il comune, perché è vero che c'è stato un aumento del 70%, ma può darsi che il comune di Montalto Fuoco negli anni precedenti non ha applicato nessuna tariffa aumentata, percentuali ne ha fatta a meno, per cui adesso si va va ad applicare le tariffe secondo il deficit che ha il comune di Montalto, perché sappiamo benissimo che le aliquote si aumentano perché, diciamo, non ci sono trasferimenti statali. Certo. Quindi bisogna andare a vedere un po' di documentazione. È ovvio che l'aumento del 70% è liberticida, perché praticamente anche sulla spazzatura chi si va a colpire le persone che magari non hanno molte finanze, perché la spazzatura è uno di quei servizi che non guarda il reddito. Intanto abbiamo un'altra telefonata. Pronto? È pronto, buonasera. Salve. Dato che siamo in diritti così, diciamo diritti negati, io dovrei fare, e non c'entra niente, è una domanda. Sì. L'elettrocardiogramma che stamattina me l'ha detto il cardiologo. Adesso non si, a Castrovillari non li fanno, devo andare o a Trebisaccio o a qualche parte. Come si fa? Che fanno tante cose, no? Uno da uno che non porta una macchina, deve andare o a una parte o a un'altra a fare questa cosa. Abbiamo un ospedale, un ospedale nuovo, tanti soldi dei cittadini per fare. Adesso dobbiamo andare sia a Naperto sia a per fare un ecocardiogramma Doppler, insomma, questa cosa. Io per questo che diritto noi abbiamo, che paghiamo tante tasse? Non so se c'è qualche diritto di qualcosa. Signora, le posso chiedere l'età? È 71. 61, sì. Quindi, 71, quindi sì. Lei ha difficoltà ad andare chiaramente? Ma certo, devo fare un figlio, ma se mi porta. E questo, no? Con un gastrovillere che abbiamo, tanto ospedale, un ospedale nuovo, ci sarà solo il reparto alla coda del ticket. Altrimenti, non lo so, dobbiamo andare cercando una, deve andare a dire a un figlio che dobbiamo andare magari a Trebisaccio, dobbiamo andare qua o là. Quindi avvocato, è una vergogna, guarda. Grazie per questa... Io vi ringrazio, ascolto in televisione. Grazie a lei per aver telefonato. Con tutti i diritti che paghiamo. Quindi bisogna questa, che vogliamo fare? Grazie signora. Grazie, allora, avvocato. Molto, molto bene. È pronto? Sì, sì, abbiamo, sì, concludiamo la risposta. Chi è in linea in questo momento? La Maria De Marco, vorrei fare una domanda all'avvocato. Allora, può rimanere in linea? Allora, facciamo fare la domanda anche alla signora, sì. Prego, signora. C'ho una figlia che è separata, no? Sì. Prende il mantenimento per i figli e 200 euro per lei perché non lavora. Adesso, praticamente, siccome c'era, non lo so, una persona che ha fatto un progetto, la dovrebbero chiamare per fare qualcosa... Può fare aprire una partita IVA, mia figlia? Cioè può aprire una partita IVA, prende insomma questo assegno di mantenimento da parte dell'ex marito. Quindi sì. Non è che vorrei che il marito ci toglie i 200 euro. Ecco, teme di perdere questo assegno di mantenimento se apre. Lo potrebbe perdere.
Potrebbe perderlo. Signore, io la posso salutare, intanto non so se l'avvocato ha bisogno di altre informazioni. No. La saluto così ascolta la risposta da casa, va bene? Va benissimo, grazie. Grazie, allora rispondiamo allora, subito. Per quanto riguarda la signora che ha bisogno di un elettrocardiogramma, la signora che ha 71 anni, se ha difficoltà proprio di locomozione, nel senso non può arrivare a 70 km di distanza, il medico di famiglia deve richiedere praticamente che, a carico dell'azienda sanitaria ovviamente, che la signora venga presa, portata a fare elettrocardiogramma e riportata, ovviamente tutto a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per cui però lo deve fare il medico di famiglia questa richiesta, perché altrimenti si presuppone che lei è in grado naturalmente di arrivare al primo centro. Se ha delle difficoltà non c'è nessun problema, vi vengono a prendere con un'automedica e vi portano a fare l'elettrocardiogramma e vi riportano. Quindi il questo medico è un di servizio famiglia, che lo deve perché fare deve, sì, ma la richiesta specifica che deve essere andata a prendere al domicilio l'esame e poi riaccompagnata al domicilio, sussistendo nei presupposti, per cui questa è una responsabilità che si prende il medico di famiglia. Per quanto riguarda la figlia della signora, il mantenimento che viene dato ai figli e alla moglie sono le modalità, no, di prosecuzione dopo la separazione del rapporto che c'è stato fra il marito e la moglie. Quindi il presidente del tribunale che cosa ha stabilito? Ha stabilito esattamente che il marito, che è percettore di reddito, deve dare una parte a titolo di mantenimento alla moglie e una parte ai figli. Che cosa succede? La signora adesso che percepisce l'assegno di mantenimento si apre un'attività o viene impiegata, fa un qualcosa che percepisce reddito. Allora non è automatico che il marito possa chiedere di ridurre il mantenimento alla moglie, perché la legge che cosa dice? E diciamo più che altro la giurisprudenza, che i coniugi devono concorrere al mantenimento. Quando è un solo coniuge che percepisce reddito, deve provvedere alla prole e alla moglie, benché separati. Il marito può chiedere la modifica delle condizioni che regolano la separazione, facendo un ricorso al presidente del tribunale. Che cosa va a vedere? I giudici che cosa vanno a vedere? Se praticamente il nuovo reddito o l'ulteriore reddito che la moglie andrà a percepire va praticamente a disequilibrare, no, la situazione di prima, cioè se il marito guadagna 2.000 euro e mantiene moglie e figli benché separati e la moglie adesso andrà a guadagnare 1.500 euro, è ovvio che ci sarà un riequilibrio, perché i giudici vanno a dire sì, comunque i due coniugi adesso hanno tutti e due redditi e va a rideterminare quello che è il mantenimento e dei figli e della moglie. Ovviamente se la moglie avrà un reddito, come spero per lei che ha un reddito che la può mantenere, si può mantenere da sola, certo, molto probabilmente, fermo restando l'obbligo del mantenimento dei figli, per la moglie verrà tolto. Però voglio dire, non basta avere un lavoretto o guadagnare poco per far sì che il marito possa togliere il mantenimento. Ci vuole praticamente che le condizioni fra i coniugi siano seriamente, sia concreto, diciamo, questo cambiamento, ma non certo, una piccole somme, diciamo. Deve incidere, ecco, in modo tangibile. Quindi non è automatico. Cioè non è assolutamente automatico. Non è assolutamente automatico, quindi stia tranquilla, spero per sua figlia che guadagni in modo adeguato, in modo che possa fare a meno, ecco, del mantenimento del marito. Questa sarebbe una cosa importantissima, l'indipendenza, anche se in questo contesto di crisi generale trovare un impiego diventa sempre più difficile. Stavamo dicendo dell'IMU, dottor Belcastro, allora è un'imposta che bisogna pagare, anche se molti comuni, i sindaci di alcuni comuni hanno detto che si tratta di una tassa ingiusta, che alcuni sindaci hanno, soprattutto al nord Italia, hanno detto che non faranno pagare questa tassa ai cittadini, però insomma a giugno ci sarà la prima rata. Sì, bisogna pagare la prima rata entro il 30 di giugno, perché poi c'è l'altra rata il 15 di settembre e il saldo finale al 15 di dicembre. Il problema vero è che siccome ci sono state molte cose che non sono andate per il verso giusto, anche noi fino ad oggi abbiamo invitato i nostri affezionati clienti
a non pagare perché c'erano ancora dei problemi. Ecco, credo che da oggi in poi siamo nelle condizioni di poter determinare le aliquote, anche se poi dobbiamo aspettare a fine anno, quando i comuni avranno deciso che cosa fare dell'IMU, perché sono nelle condizioni, come diceva l'avvocato poco fa, di poter aumentare in positivo anche in questo settore, e quindi, come dire, è importante adesso pagare la prima rata per non incorrere nelle questioni che poi possono, come dire, arrivare poi successivamente, perché invitare a non pagare l'IMU è una rivolta fiscale che va contro la legge. Certo. Su questo dobbiamo dirlo, poi se i sindaci si vogliono assumere questa responsabilità lo facciano pure, ma i cittadini devono sapere che questa è una legge dello Stato e qui come va tale pagata. Va pagata, poi ognuno decide può spontaneamente. Può essere giudicata giusto, ingiusta. Poi possiamo discutere su questo, ritengo che uno che ha una piccola casa è ingiusto pagare, come dire, l'IMU, però noi dobbiamo dire alla gente come stanno le cose. Bisogna pagare la prima rata. Ultima telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buon pomeriggio. Salve. Sono Antonio da Rende. Sì. Vorrei sapere un'informazione. Siccome io ho l'80% di invalidità. Sì. E ho fatto domande per pensione con i contributi. Vorrei sapere più o meno quanto tempo ci vuole per avere una risposta. Allora, dottor Belcastro, ha bisogno di altre informazioni? No. Volevo capire solamente, lei quanti anni ha? Io ho 60 anni compiuti. 60 anni, e quanti contributi ha? All'incirca 17 anni e mezzo. Ma non credo che è nelle condizioni di poter andare in pensione? Perché no, viene riconosciuto inabile al lavoro? Io ho l'80% di invalidità. Non vuol dire niente. Allora, per la pensione dei contributi lei deve arrivare o a 65 anni, perché col vecchio sistema, d'ora in poi anche a 66-67, oppure deve fare domanda di invalidità, che è un'altra cosa rispetto alla domanda dell'INPS. Poi però può chiedere all'INPS domanda di pensione di invalidità. Capito che voglio dirle? Io siccome ho già l'invalidità dell'80% e ne ho fatto domande tramite un sindacato. Per la pensione di invalidità? Io già ce l'ho l'invalidità. La pensione, percepisce pensione di invalidità? Sì. Civile, sì. Quindi diceva con i contributi. No, lui dice adesso, posso fare domanda per la pensione di invalidità con i contributi? Sì, può farla. Se l'INPS la riconosce invalido, le dà la pensione in base ai contributi. Noi siamo... La ringrazio, gentilissima. Siamo in chiusura purtroppo. Grazie come sempre ai nostri ospiti, l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del CODA con Cosenza, grazie a Giuseppe Belcastro, responsabile del CAF CISL di Cosenza. Ringrazio oggi in regia il nostro Amedeo Scarpelli e il nostro Enzo Leonetti, e come sempre grazie a tutti quanti voi che siete rimasti in nostra compagnia. Ci vediamo la prossima settimana con Diritti Negati. Arrivederci.